Amici di telefonia.net, proviamo oggi l'Alcatel OTS319 in una colorazione davvero simpatica, soprattutto pensando alle ragazze che ci ascoltano. Infatti è un telefono in un bel rosa di una bella tonalità. La confezione comprende davvero poco perché abbiamo solamente il caricabatterie con plug USB standard, quindi riuscirete a caricarlo anche con altri caricatori con questo standard, e la batteria da 750 mAh. La manualistica è ridotta all'osso perché sono solamente questi piccoli foglietti informativi. Inseriamo e installiamo il telefono. Al posteriore va inserita la SIM, ovviamente una SIM WIN, perché il telefono è GPRS GSM Dual Band, quindi non abbiamo il protocollo dati veloci né Edge e né UMTS. Chiudiamo il posteriore. Le plastiche sono sempre il punto forte di questi entry level di Alcatel perché sono ben costruite, anche al tatto danno una buona impressione. Accendiamo il telefono, il tasto accensione posto dentro alla conchiglia. Vediamo come abbiamo due tasti funzione, il tasto inizio chiamate e fine chiamate, il fil rouge di Alcatel, quindi questo cerchio è riproposto anche all'esterno, qui è un semicerchio ma diciamo che questo è un simbolo che caratterizza un po' tutti gli Alcatel che stanno uscendo in questo periodo. La tastiera è ben usabile, molto grande e particolarmente comoda. Abbiamo tre tasti esterni veloci per mettere in silenzioso, per accedere agli eventi e per accedere alla rubrica. Premendone uno, come vedete, andiamo direttamente alla funzione desiderata. Continuiamo la disamina esterna, abbiamo sul lato sinistro lo slot per la ricarica e per l'auricolare, anche questo in formato USB che però non è compreso nella confezione. Ovviamente non abbiamo nessun tipo di slot per micro SD, quindi la memoria sarà limitata ai 2,5 MB che monta sulla scheda madre questo telefono. Vediamo il menu. Intanto il display vi posso dire che è un 160x128 pixel, 65.000 colori, abbastanza bello. Abbiamo l'applicazione giochi con tre giochi preimpostati, girano ovviamente i giochi Java, album media che però è molto limitato dal fatto che il telefono non ha la fotocamera e non ha memoria esterna, quindi anche gli MP3 non si riescono a far risiedere sul telefono. Diciamo che l'album media serve solamente per i suoni che andiamo a registrare o per immagini che magari scarichiamo via WAP dal web. Strumenti: abbiamo l'allarme, l'agenda, la calcolatrice, il convertitore, il memo vocale e lo stato della memoria. Scusatemi, diciamo che funziona tutto abbastanza bene, ovviamente sono funzioni particolarmente basiche. Io adesso sto entrando un po' nei menu per farvi vedere come anche reagisce alla velocità di digitazione. Entriamo nei messaggi, creiamo un SMS, ovviamente si può scegliere tra SMS ed MMS che sono supportati, e qui la prima buona sorpresa: la tastiera risponde molto bene proprio grazie alla ampiezza e al feedback del click, quindi nessun problema per scrivere gli SMS. Ovviamente c'è la possibilità di avere il T9 e questa funzione non ha assolutamente problemi. Bene, proviamo ora a fare una chiamata, ovviamente al 155 visto che la SIM inserita è una SIM di Wind. E attiviamo il viva voce. L'audio è abbastanza buono, forse un pochino gracchiante dal viva voce. Dall'altoparlante integrato ha delle tonalità fredde ma assolutamente comprensibilissimo. Buono il segnale e la ricezione anche in zone abbastanza limite.
Che possiamo dire di questo Alcatel? Per una ragazza che non ha grosse pretese, che telefona, scrive e riceve SMS, assolutamente per il prezzo e la fascia di mercato a cui fa riferimento, è una valida alternativa a telefoni di altre marche, magari più blasonate. Ci è piaciuto la cura che Alcatel dedica ai materiali e alla parte radio del telefono. Andrea Galeazzi per telefonino.net.